Un amore a sorpresa di Chiara Rolandelli è You Can Print e guardate che meraviglia, la copertina è illustrata da Sonia De Nardo. Preferisco sempre leggere perché ho sempre il terrore di storpiare i nomi senza volere. Allora, questo è un romanzo che voi mi potete dire, ma non è tanto grande. Secondo me poteva tranquillamente essere di 400 pagine per tutto ciò che contiene. Davvero, ha una trama fittissima e infatti io ho scelto appositamente di rimanere entro le 50 pagine per non rivelare troppo, perché davvero quando ci sono così tante cose legate tra loro si rischia di fare senza volere un torto all'autrice di svelare troppo. Quindi chiaramente ve ne racconterò un po', ve ne leggerò molto. Ma rimaniamo entro le 50 pagine in modo da non fare guai. È sicuramente un romance, è un romanzo romantico e le protagoniste femminili mi hanno fatto morire dal ridere, mi hanno fatto anche un po' arrabbiare in realtà, ma ci sta, no? Nella nostra vita abbiamo persone che ci fanno sorridere, che ci fanno arrabbiare, ma devo dire che poi durante il romanzo anche quelle che mi avevano fatto arrabbiare, diciamo che si sono fatte perdonare. Allora, facciamo una cosa, incominciamo con una lettura, così anche io mi sciolgo un po' perché sono un po' agitata, si sente anche con un po' di così. Allora, entro nel mio mondo delle letture, così mi sciolgo un po' e poi vi racconto qualche cosa, e ovviamente del romanzo. Voi in qualunque momento potete scrivere, commentare e in modo da poter chiacchierare. La stessa cosa vale per l'autrice Chiara Rolandelli, tra l'altro a tutti voi dico che è qui presente, quindi se avete curiosità potete chiedere direttamente a lei e io farò in modo che arrivino tutti i vostri commenti. Mi ha lasciata su due piedi senza tante cerimonie, senza dilungarsi in importanti spiegazioni sul perché fosse assolutamente necessario troncare la nostra relazione ad un passo dalla convivenza. Ha detto stop, semplicemente. Dopo 2 anni e mezzo di amore intenso, di vacanze, di weekend romantici, di progetti sull'andare a vivere insieme, mi ha lasciata. E io sono sull'orlo di un precipizio emotivo. Devo ritrovare me stesso, Sandy. Ho bisogno di una pausa. Sono state le uniche parole uscite dalla sua bocca in quel bar di Fish Road dove ci siamo dati appuntamento alle 5:30 del pomeriggio per bere una cioccolata calda. L'aveva proposto lui, forse pensando di rendermi la cosa un po' più soft, addolcendomi le papille gustative dopo il classico ti devo parlare. E ha aggiunto un mi dispiace davvero, perdonami. Se ne stava lì, in silenzio, sorseggiando la sua bevanda e mettendo qualche sospiro di tensione o qualche imbarazzato schiarimento di voce. Io, invece, ero troppo allibita e sconvolta, sia per intavolare una conversazione pacata e ragionevole, sia per fare scenate, tanto più che detesto dare spettacolo nei luoghi pubblici, e questo lui lo sa. Poteva almeno scegliere di piantarmi nasso dentro casa, a questo punto. E così, semplicemente, le parole mi si sono bloccate in gola, i miei punti interrogativi sono rimasti sospesi nell'aria in mezzo a noi, entrambi con lo sguardo perso sulle nostre tazze vuote. Era come se nella mia testa pensassi qualcosa del tipo: ora non me la sento di parlare, sono troppo confusa, ferita, ma intanto dopo lo chiamo e chiariamo tutto. Sì, certo. In pratica non avevo ancora realizzato che la mia relazione con Mark era già una ex relazione. Lui era un ex, io ero un ex. Alla fine ci siamo detti ciao come se niente fosse, come due imbambolati, un ciao come due amici che si salutano dopo una birretta, ma che si rivedranno poco dopo per la partita di calcetto. Come fosse scontato telefonarsi o mandarsi una raffica di messaggi qualche ora più tardi. Insomma, cercavo di convincere me stessa che si trattava solo di una pausa di riflessione, di una breve pausa di riflessione, possibilmente. È successo una settimana fa. E io ancora sono in casa a deprimermi, tra mucchi di fazzolettini di carta, il cellulare sempre a portata di mano, in caso lui decidesse di chiamarmi, annunciarmi con voce soave che ha capito di non poter vivere senza di me e che la pausa di riflessione è finita. Invece, silenzio totale. In questa settimana la voglia di cercarlo, di parlargli, anche di fargli scenate per capire cosa diavolo gli sia passato per la testa è aumentata a livelli inimmaginabili.
ma l'unica cosa che sono riuscita a fare è stato lasciargli tre messaggi in segreteria senza ottenere risposta, ovviamente, e un paio di chiamate al suo cellulare, ma senza successo. Ottimo, non ho più il mio fidanzato. Sono una ex, sono single. Pensavo che non avrei mai più fatto parte di questa categoria, invece, eccomi qui. Ma io non sono una single libera e felice come un fringuello, no. Non sono una single con il cuore frullato, io sono una single con il cuore frullato come un milkshake. Ho 30 anni e davanti agli occhi vedo l'immagine dei miei sogni che prendono largo su una piccola barchetta a vela in mezzo ad un lago fumoso di nebbia. Questo è l'incipit, dal quale si evince chiaramente che Sandy, la protagonista, è stata mollata in un attimo dal fidanzato dopo quasi 3 anni di fidanzamento, non solo, e dopo anche una promessa di andare a vivere insieme da lì a poco tempo. Allora, vi racconto un po' il personaggio di Sandy. Io mi prendo sempre degli appunti, un po' come all'università. Quando faccio queste cose torno sempre all'università con la mente. Quando studiavo per gli esami e sono una che scrive, che sottolinea, mi piace da matto. Allora, Sandy, a parte il fatto che ne parleremo ancora molto, perché come vi dicevo ho scelto di indagare solo alcuni dei personaggi di questo romanzo per lasciarvi l'opportunità di leggervelo e di gustarvelo, perché davvero ci sono tante tante cose. Sandy è una donna di 30 anni, giovane. Io la definisco, e poi vediamo insieme dopo se la pensate come me, e mi raccomando, Chiara, tu precisa cose se non ritieni, se non sei d'accordo con quantomeno con la mia visione. Io vedo questa ragazza innamorata dell'amore. Pensava di aver trovato l'amore della sua vita, quindi mai più immaginava di ritrovarsi nella situazione di essere single, no? Perché diciamolo, ci sono donne che amano stare da sole, che o imparano a stare da sole, magari un pochino più avanti negli anni, o magari ci sono persone che già a 25 anni hanno la certezza di voler rimanere da sole, e invece donne che ambiscono, aspirano a sposarsi presto, ad avere dei figli presto, no? Ci sono diverse categorie di donne. Beh, lei fa parte di quella categoria di donne che tanto avrebbe voluto che questa sua storia non finisse, anzi che convolasse a convivenza e poi a giuste nozze. E invece Mark le rovina i piani perché da un momento all'altro le dice di essere stanco. Lei si riempie la testa di interrogativi, è un continuo, lo vedremo nell'ambito delle mie letture, capiremo un po' questo personaggio che a me ha fatto una grande tenerezza. A tratti mi ricordava un po' la famosa Bridget Jones che tanto abbiamo visto e tanto abbiamo amato. Però Sandy è una donna, perché a 30 anni si è donne, è una donna anche molto, molto riflessiva e devo dire che si riempie la testa di interrogativi ai quali lei stessa vorrebbe riuscire a dare una risposta, ma ahimè non è così facile. Che cosa c'è nella vita di una donna che sta vivendo un momento così drammatico, ma che cosa c'è di più bello di poter condividere un momento così con una migliore amica? E la migliore amica c'è. Adesso andiamo a leggere un brano. E la migliore amica c'è e è completamente diversa da Sandy. Come spesso accade, noi ci circondiamo di persone diverse da noi. E lei è una single convinta, ha 32 anni, non le importa nulla di avere un fidanzato, anzi, anzi, e si diverte molto e devo dire che cerca in tutti i modi di dare la possibilità a Sandy di rifarsi in un tempo abbastanza breve, cioè la sprona da subito e le propone una cosa che adesso vi vado a leggere e che svelerà anche la domanda di Alessandro Porri, che però vedo che Chiara ha risposto, quindi l'abbiamo già svelata, è ambientato in Toscana il romanzo, poi sarò più precisa. Ma adesso vi racconto di Charlotte. Dai, Sandy, devi darci un taglio. Insomma, te l'avrò già detto almeno 100 volte che è stato meglio così.
Mi giunge dalla cucina la voce di Charlotte, mia amica da 10 anni e coinquilina da 4. Singola anche lei, ma per scelta. Dice che a 32 anni non si sente ancora pronta per una relazione stabile e duratura e intanto si fa le sue storielle. Charlotte non ha mai approvato la mia relazione. Ha sempre sostenuto che Mark non fosse la persona giusta per me, per un certo non so che non la convinceva del tutto. Diceva che Mark non aveva lo sguardo limpido. Poi si sporge in avanti e mi lancia il solito pacchettino di Kleenex che finisce in terra ai miei piedi. Non ne ho bisogno, non sto piangendo ora, sbotto di rimando, avvolgendomi ancora di più come un salamino nella mia copertina di pile. Credo ti farebbe bene una vacanza, mi si avvicina Charlotte sedendosi accanto a me sul divano. Potresti davvero approfittare di questo lungo periodo in cui l'hotel è chiuso e andare via? Beh, almeno un paio di settimane, su. Devi sgombrare la tua mente da tutti i pensieri negativi, devi distrarti dallo shock di Mark e da quello dell'hotel. Ecco, perché c'è anche questa. La sfiga, mica, ti perseguita una volta sola. No. Tecnicamente ho perso il mio pluriennale impiego all'hotel Daffodil, dove lavoro, anzi lavoravo, come receptionist ormai da 5 anni, senza che mi abbiano licenziato e senza che me ne sia andata spontaneamente. Il destino ha voluto che capitasse un incendio ormai quasi 3 anni fa, purtroppo le cui circostanze ad oggi sono ancora poco chiare e ovviamente l'hotel non è agibile. Certo, per fortuna non ci sono stati né morti né feriti, solo grossi spaventi e ingenti danni, ma l'ingresso e la hall sono inaccessibili, così come alcune stanze. E all'hotel Daffodil che conobbi Marco. Lavoravamo lì entrambi, dopo l'incendio restammo senza lavoro, ci trovammo entrambi in una brutta condizione e cominciammo ad uscire insieme. E poco tempo dopo ci fidanzammo. Lui poi riuscì a trovare un nuovo impiego e la nostra storia andava a gonfie vele. Ora invece sono senza lavoro, senza fidanzato e senza soldi. Mi volto verso Charlotte e la fisso con occhi da ebete. Ti sembro una che ha voglia di andarsi a divertire in giro e che vuole conoscere gente nuova? Ribatto singhiozzando e con voce lamentosa. Charlotte, ti assicuro, non sono proprio nelle condizioni. E poi, con chi ci andrei in vacanza? Da sola mi deprimo, penserei continuamente che dovrebbe esserci Mark vicino a me e mi soffio sonoramente il naso rosso come un peperone. Poi sprofondo tra i cuscini, afferrando dal pacchetto l'ennesima nocciolina. Charlotte mi viene praticamente addosso e quasi mi entrano in bocca i suoi capelli lunghi e boccolosi. Sandy, potrei venire io con te, annuncia. Ho un sacco di ferie da smaltire e da tempo mi piacerebbe farmi una vacanza. Che ne dici? Ecco l'amica che arriva in salvo e allora addirittura si propone di accompagnare Sandy in vacanza. Ci andrà, non ci andrà, lo scopriremo solo leggendo. Nel frattempo, aspetto da voi qualche commento e poi andiamo a vedere che cosa succede, perché devo dire la verità che quando in un romanzo succedono tante cose, mi viene voglia di leggere più che di raccontarvelo e quindi perdonatemi, ma questa sera farò più il mio mestiere di lettrice che di colei che recensisce. Aspetto i vostri commenti. Chiara, raccontaci qualche cosa se ti fa piacere. Intanto vi dico che sì, il romanzo è ambientato verso il paesino di Monteverdi Marittimo, di cui Canneto è una piccola frazione, quindi siamo in provincia di Pisa, in Toscana. Aspetto qualche minuto. Se intanto avete piacere di dire qualche cosa, perché effettivamente questa vacanza si fa. E come se si fa? E meno male che si fa, mi viene voglia di dire. Dai, raccontatemi qualcosa, ditemi cosa ne pensate, Chiara. Sono qui, chiedete pure. Allora, andiamo avanti con le letture. Intanto spero che vi stia piacendo la puntata. Vediamo chi arriva. È arrivata Sylvie. Ciao Sylvie, ben arrivata, che è anche mia cugina, tra l'altro. Ariane Nicole Doucet. Ciao, buongiorno. Buongiorno.
Ben arrivata. Lina Mollica, ciao! Magico pittore, scrive mica male. Bene, mi fa piacere che ti stia piacendo. Federica Di Folco scrive che bello. Bene, quindi diciamo che possiamo andare avanti. Andiamo avanti e andiamo proprio lì. Andiamo in questo paesino della Toscana dove tutto accade. Non è cambiato nulla. Sembra davvero tutto come l'ultima volta che sono stata qui 7 anni or sono. Il casolare di campagna è esattamente come lo ricordavo e anche tutto ciò che vi sta intorno. Solo mi stupisco di non vedere anima viva nel grande cortile, negli orti accanto, nemmeno nel frutteto. Davvero strano. Oggi è domenica, sono quasi le 4, c'è un sole che spacca le pietre, dovrebbero essere tutti fuori ad oziare, a chiacchierare sotto il pergolato, a giocare a carta, a bere vino. In casa le finestre sono chiuse, è chiaro che non c'è nessuno. Ho lasciato Charlotte in albergo a sistemarsi dopo un lungo viaggio e sono venuta fin qui con la macchina. Beh, da una parte è meglio che non ci sia nessuno, no? Dopotutto non volevi restartene in solitudine, Sandy? Decido di passeggiare un po' nei dintorni e respirare a pieni polmoni l'aria di campagna per riossigenarmi il cervello. Mi spiace non aver visto gli zii, magari vi tenterò domani, prima o poi dovranno rientrare, no? Ma adesso ho bisogno di stare ancora un po' da sola. Mi dirigo senza una meta verso una, scusate, mi dirigo verso una meta precisa, senza una meta precisa, verso la stradina che porta alla chiesa del paese e passeggio con la testa tra le nuvole cercando di allontanare il pensiero di Mark e di quello che starà facendo senza di me. Ecco il vecchio bar dove sono stata milioni di volte e decido di camminare. Appena davanti alla porta la trovo chiusa e dentro non intravedo nessuno. Caspita, ma oggi sono tutti scappati. Poi scorgo il cartello oggi chiuso e contemporaneamente mi sembra di udire una musica d'organo provenire dalla chiesa poco distante da qui. Vuoi vedere che la popolazione di Canneto si è riunita tutta in chiesa per qualche evento? Esco di corsa dal bar e mi incammino a passo spedito verso quella direzione. Ora sono curiosa, voglio sapere che cosa è successo. Oh santo cielo, speriamo non si tratti di un funerale. Comincia a salirmi l'ansia. Ci manca una brutta notizia a completare il mio stato di abbattimento. In un attimo faccio scorrere nella mia mente le facce di tutte le persone che conosco. Dopo 5 minuti di marcia a passo sostenuto, scorgo la chiesetta bianca in lontananza e mi rendo subito conto che per fortuna non si tratta di un funerale. Anzi, proprio il contrario. Odo un cicaleccio festoso, la musica è soave, romantica, il piccolo piazzale è gremito di gente vestita a festa, ma in modo semplice. Questo è un matrimonio. Aguzzo la vista sotto il sole che mi acceca e mi sembra di scorgere gli zii, Anna e Rodolfo. Sì, sono proprio loro, eccoli là. Mi sale una certa commozione. Quanto tempo! Cerco di darmi un contegno e decido di andargli incontro per salutarli. Poi mi blocco di colpo. Ma chi si sposa? Non sarà qualcuno che conosco, altrimenti l'avrei saputo, no? Mi avrebbero avvisata. Poi, proprio nell'istante in cui mi faccio la domanda, scorgo un abito bianco tipo meringa avvicinarsi all'entrata dove attende un uomo alto, magro, che non ho ancora identificato. Sarà sicuramente lo sposo. Ho proprio il sole in faccia e ho dimenticato gli occhiali in macchina. D'improvviso mi sento intimidita. Mi guardo i piedi e mi tocco i capelli. Ma in che stato sono? Pietoso, direi. Non mi sono neanche fatta la doccia, mi sento impresentabile, soprattutto per un'occasione del genere. Ma chi se l'aspettava che sarei capitata nel mezzo di un matrimonio? I matrimoni in questo momento sono l'ultimo pensiero che vorrei avere in testa. Ok, che faccio? E vado là come se niente fosse, li saluto tutti, compresi gli sposi? No, forse è meglio di no. Non è il momento, non posso attrarre l'attenzione su di me ora. Bene, brava Sandy, sei nel posto giusto al momento giusto. Mi siedo in lontananza su una panchina nascosta da un cipresso e rifletto. La gente sta entrando in chiesa e il piazzale si sta lentamente svuotando. Che ci faccio qui? Nessuno mi ha visto, ma quasi tutti mi conoscono. Non è davvero il caso di apparire ora davanti agli occhi di tutti, no? Ero solo una sbirciatina veloce, tra un po'. Giusto per curiosità. Un matrimonio. Chiunque sia se la sta passando bene, sta coronando un sogno, non certo come me. Mi scende una lacrima che mi affretto ad asciugare, poi mi volto verso la chiesetta bianca e contemplo la facciata. Quanti ricordi. Sarebbe stato bello sposare qui l'amore della mia vita.
D'improvviso mi sento davvero depressa e decido di tornare indietro, anche perché non vorrei scoppiare a piangere da un momento all'altro. Ritornerò un altro giorno, è meglio. Faccio per avviarmi, ma mi blocco di nuovo. Dopo tutto, ma chi mi impedisce di dare una sbirciatina dentro, stando ben attenta a non essere vista? No? Ho una curiosità tremenda di sapere chi sono gli sposi, di certo qualcuno che conosco, qualcuno del paese. Solo una sbirciatina, poi me ne volo via, assolutamente. Conosco bene la chiesa, mia madre e mio padre mi ci portavano spesso e so che c'è una piccola entrata laterale. Corro a passo felpato ed entro silenziosamente. Sento il cuore che mi batte a mille. Chi si sposa? Ma chi si sposa? Ormai sono talmente vicina che odo le parole del sacerdote distintamente. Vuoi tu, Sara, prendere come tuo legittimo sposo il qui presente Roberto per amarlo, onorarlo, bla 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 bla? E poi il timido sussurro di lei. Sì, lo voglio. E in quel momento il cuore mi si ferma. Questa Sara ce l'ha fatta. A quanto pare sta sposando l'amore della sua vita. Beata lei. Mentre io ho appena perso ogni sogno, il sogno di sposarmi, di avere una famiglia con l'uomo che amavo. La delusione è di colpo così cocente che sento gli occhi inumidirsi di nuovo. Tiro su col naso. Oh no, qui c'è magnolia. Sento odore di magnolia. Maledizione, la mia allergia. Ci deve essere della magnolia, è proprio qui accanto. Oh cavolo, mi viene da starnutire proprio adesso. Mi tappo velocemente il naso con le dita e scosto il tendaggio rosso per vedere in faccia gli sposi una buona volta. Che bella ragazza. Non l'ho mai vista prima, direi. Non la conosco. Allora, non è del paese. Proprio bella. Bionda, formosa. Mi ricorda un po' Charlotte. Vediamo lo sposo. Allora, lui è... Aspetta un attimo. Roberto. Roberto? Oh mio Dio, ma quello è Roberto! Roberto, tranquilli, ma non ci posso credere! È proprio lui, il mio quasi cugino Roberto! Santo cielo, come passa il tempo! A momenti non lo riconoscevo! È proprio lui, non c'è dubbio! Però è cambiato. Caspita! L'ultima volta che sono stata qui, lui non c'era e nemmeno le volte precedenti. Proprio così. Era sempre via per lavoro, ora che ricordo bene. Un momento, che lavoro fa? Ah, sì, credo sia un metro o qualcosa del genere. Ma quanti anni sono che non lo vedo? Faccio un rapido calcolo e saranno più di 10 anni. D'improvviso mi trovo a soffermarmi sui suoi lineamenti, sulla sua statura, sul suo completo grigio scuro, sull'espressione seria. E resto così imbambolata a fissarlo che mi dimentico di tenermi il naso tappato e, ahimè, mi scappa un ECHU! Che senza che abbia il tempo di rendermene conto. Il problema è che starnutisco proprio nel momento clou in cui il sacerdote rivolge a lui la domanda: Vuoi tu, Roberto, prendere come legittima sposa la qui presente Sara? ECHU! Oh mio Dio, di nuovo, sono spacciata. Nel giro di un nanosecondo, 100 facce sbalordite si girano verso la porticina laterale dove ci sono io, in condizione pietose, aggrappata ad una tenda, con il naso mezzo gocciolante e gli occhi rossi. Perfetto, la ciliegina sulla torta della mia esistenza. Mi stanno guardando tutti. E tra queste facce che non ho il coraggio di guardare, ci sono anche gli zii e tutte le persone che mi conoscono, compreso lo sposo. E ora mi conosce anche la sposa. Incredibile. Ho interrotto una cerimonia nuziale e proprio nel momento più importante per giunta. Poi odo la voce incredula del sacerdote ripetere: Vuoi tu, Roberto, prendere come tua legittima sposa la cui presente Sara per amarla, onorarla in gioia e dolore, in salute, malattia, in ricchezza e in povertà ogni giorno della tua vita? Silenzio. Oh mio Dio. Santo cielo. Roberto non sta rispondendo. Non ha risposto. Sì, lo voglio. Ma come mai? Ma che cosa sta succedendo, diamine? A questo punto mi volto sconvolta e guardo. A pochi metri da me, un uomo bellissimo, in completo grigio scuro, sul punto di convolare, mi sta fissando con la bocca quasi spalancata, la sorpresa e l'incredulità dipinta sulla faccia. In poche parole, sembra che abbia appena visto un fantasma. Ma perché cavolo non risponda alla domanda del prete? L'ho distratto, è evidente, ha perso la concentrazione. Benissimo, ottimo lavoro, Sandy. Poi scorgo la sposa che lo tira per un braccio con una certa apprensione, un po' pallida in volto. Roberto, Roberto, ma che ti prende?
quel momento lo sposo si ricompone e guarda prima la sposa e poi il sacerdote. Meno male, sto per tirare un sospiro di sollievo. Ora lui dirà di sì e questo increscioso incidente sarà dimenticato, potrò tornare con calma domani a salutare tutti e a congratularmi e ci faremo una bella risata sopra il mio mega starnuto e brinderemo. No, padre, non posso. Mi dispiace, Sara. Credo di non aver capito bene. E poi eccolo, puntuale come un orologio svizzero, arriva un altro sonoro starnuto. Eccì! Ebbene sì, c'è poco da ridere perché essere mollati all'altare, grazie a Dio non l'ho mai provato, ma non penso che sia proprio un'esperienza gioiosa. No? Allora, ragazzi, ho bisogno che voi chiacchieriate un po' con me, che mi diciate, Federica mi scrive complimenti, Lucia, Federica di Folco è un po' di parte, grazie Teresa, scrive Chiara Rolandelli, Teresa complimenti, una bella storia, buonasera, buonasera Teresa, ciao cara. Ursula ci fa un segno ok, che piacere ascoltarti, grazie mille. Poi c'è Ela Daring, ciao cara, ben arrivata anche a te. E poi chi c'è? Tutto inventato, dice, perché è sempre abbastanza, succede spessissimo che di fronte a la stesura di un romanzo venga sempre da chiedersi se è autobiografico, no? E quindi lei dice che si è inventata assolutamente tutto. Mi scrivono Mitica, bravissima, bene, sono molto contenta che vi stia piacendo. Chiara, batti un colpo, ti sta piacendo, ti riconosci in queste pagine, raccontaci come ti senti. Ora, se Roberto non finisce con lei, ci rimaniamo male. Caro mio, per saperlo, credo proprio che tu debba leggere il romanzo, perché ovviamente io non posso svelare che cosa succederà. Posso sicuramente dirvi che succedono tantissime cose, questo sì, senza rischio di fare dispetti. Bellissima trama, letto divinamente. Grazie Isabella, molto gentile, grazie. Nel frattempo è arrivata scusate, è arrivata l'illustratrice del romanzo, quindi salutiamo Sonia di Nardo. De Nardo, perdona, mi vedi che faccio sempre bene ad andare. Sonia De Nardo, complimenti per questa bellissima copertina della quale abbiamo parlato in tua assenza, ma mi faceva piacere. Allora, gli spoiler non ci sono, Chiara, l'ho studiato attentamente proprio per evitare di spoilerare. Stai tranquilla, sono entro le prime 50 pagine. In più, con tutto quello che accade, potrei raccontarlo tutto senza avere assolutamente l'opportunità e la possibilità di rivelare troppo. Allora, siamo arrivati a un punto interessante, no? Perché in effetti succede questo: lei torna a casa, torna dai parenti che non vede da un sacco di tempo e si ritrova nel bel mezzo di un matrimonio che sembra essere invece proprio della serie Questo matrimonio non sa da fare, non so se ciò vi ricorda qualcosa, ma che cosa succederà? Che cosa succederà? Anche da parte mia, complimenti dalla Svizzera. Ciao Sonia, bella cover, vero? Allora, che cosa vi racconto ancora un po'? Vi racconto che una cosa che mi ha colpito, è che Sandy lascia, o meglio, Sandy viene lasciata a pagina 3 dal suo fidanzato Mark. Per gran parte del libro è Sandy a parlare di lui. È Mark, un personaggio che sembra essere destinato ad essere ricordato più che raccontato. Come dire, un personaggio senza un ruolo preciso, cioè io lo nomino perché mi ha lasciato e poi ne parlo io per tutto il romanzo. Non ci cascate perché ritroveremo Mark. Io non ho voluto chiaramente scrivere di lui, dire nulla, perché ho proprio piacere che leggiate il romanzo, ma non pensate che Mark sia un personaggio di corollario, perché proprio così, così non è. Parliamo un po' invece delle amiche del cuore. Allora, Charlotte decide di accompagnare la sua amica in Toscana, in Italia, dove peraltro lei non andava da tantissimo tempo, intendo la protagonista Sandy. E cosa ci diciamo delle amiche? Le amiche sono
un piazzecore, no? Dicevo prima che le amiche sono la tua coperta, sono le persone che ti sono vicine e ed è divertente, è una cosa che mi è già capitata di dire. Io ho la fortuna di avere un'amica da 42 anni, perché ci siamo conosciute in prima elementare, non ci siamo mai più lasciate, quindi ciao Federica, perché lei non mi guarda mai, magari forse poi mi guarderà in differita. E poi ho amiche importanti, più recenti, solo da 20-25 anni. E devo dire una cosa molto divertente, a mio parere. Non so se vi capita, ma quando avete un problema e chiacchierate con la vostra amica si dilunga e di fatto cerca di consolarvi, no? Dandovi dei consigli il più possibile vicini al tuo modo di sentire, al tuo modo di essere. E tu pensi, caspita, potrebbe fare la psicologa. È veramente brava la mia amica, mi consola in un modo incredibile, fino a che non è lei ad avere il problema. E allora è divertentissimo vedere come effettivamente noi utilizziamo le stesse parole, diciamo le stesse cose e dall'altra parte arriva la medesima riflessione. Caspita, però potrebbe fare la psicologa, è proprio brava. Quindi mi capita spessissimo di condividere gli stessi sentimenti, le stesse emozioni a seconda del momento che sta vivendo uno o l'altra, no? Ditemi che cosa ne pensate voi? Mi fa sorridere Chiara perché allora io cerco di non dire niente per non rivelare e tu mi rovini la festa. Non dire niente rispetto al romanzo, ci penso io. Fidati di me perché avrò modo di toccare i personaggi senza togliere la curiosità alle persone che avranno piacere di acquistare questo romanzo. È vero, sono sei i personaggi del romanzo e sono tutti ugualmente importanti. Quindi sarà divertente per voi andare a scoprire quelli che ho deciso con coscienza di non raccontarvi. Ma andiamo avanti con le letture, no? Sto zitta, no, no, non stare zitta. Allora, andiamo avanti con le letture, vediamo dove siamo arrivati. Adesso c'è questa cosa. Ah, che forte. Allora. Qui siamo già. Allora, dovete sapere che chiaramente Sandy e Charlotte sono in albergo. Allora, Sandy scappa via dopo questo momento drammatico nel quale il matrimonio viene annullato. Diciamo che non le sembra carino rimanere ancora per molto, oltre al fatto che ha starnutito a causa della magnolia per tutto il tempo. E allora, decide di tornare in hotel. Arriva in hotel, si siede un momento per rilassarsi e la persona della reception le allunga un foglio, una busta, dicendole: questa busta è per lei. E allora parte l'ansia di Sandy. Oddio, cosa può essere? Già sono in allarme, qualcuno deve avermi cercato. Spero non siano brutte notizie da Londra. Prendo la busta titubante con un principio di tachicardia e vado a sedermi sul divano della hall. La apro e tiro fuori un bigliettino di carta color crema che leggo senza esitare. Ok, via il dente, via il dolore. Ciao Sandy, ho dovuto fare qualche telefonata, ma alla fine sono riuscito a trovarti. Non è stato difficile. Fortunatamente conosco tutti gli albergatori della zona e in situazioni come questa che adoro questo paesello. Mi trovo nel tuo stesso hotel, stanza 104. Bada che lo sai solo tu. Domani partirò con un volo in tarda mattinata e starò via diversi mesi, ma prima vorrei salutarti come si deve per evitare che passino altri 10 anni prima di rivedersi. Che ne dici, cugina? Roberto. Oddio. Oh mio Dio, sto per svenire, non è possibile. Roberto è qui, mi ha cercata per tutti gli alberghi, adesso è qui e mi sta aspettando, ma per che cosa? Per salutarmi come si deve, ha detto. Ma che cosa significa come si deve? Che faccio? Cosa sarà accaduto oggi dopo la cerimonia? Cosa avranno detto tutti dopo la mia brillante performance? Cosa avrà fatto la sposa abbandonata all'altare? Di cosa staranno parlottando alle mie spalle? Ma soprattutto, che cosa ha intenzione di fare lui? Ha detto che parte domani. Ma perché? Ma per dove?
Mi frulla il cervello e senza rendermene conto mi alzo e mi dirigo verso il bar dove invece che dissetarmi con una bibita fresca mi faccio servire un gin tonic che butto giù in due sorsate. E se invece non si trattasse di Roberto? Se fosse un tranello? D'accordo, basta esitare. Faccio le scale 4 a 4 barcollando leggermente, non reggo granché l'alcol, e istintivamente mi chiudo nel bagno della mia camera per vedere in che stato mi trovo. Pensavo peggio. I capelli sono più o meno in ordine, raccolti sulla nuca con un grande fermaglio che li tiene a posto, a parte qualche ciocca ribelle che mi ricade sulla fronte. Il trucco è leggerissimo, quasi inesistente. Il vestito è in ordine, un po' sfegazzato sul fondo, abitino primaverile color turchese con arricciatura sul décolleté. Oh cielo, ma perché mi preoccupo del vestito? Che diamine! Devo solo andare a salutare Roberto, chiacchiereremo pacatamente e seriamente su quanto accaduto oggi e in questi ultimi 10 anni mi dirà che gli zio, comunque chiunque altro, non ce l'hanno con me, che io non c'entro nulla in tutta questa faccenda. Vado o non vado? Ok, vado. Sei pronta, Sandy? Esco dalla mia stanza con il battito leggermente accelerato e mi avvio verso le scale. Devo fare solo una rampa mi separa da Roberto. Ma perché mi sento così strana? Dovrei essere assolutamente normale e contenta di vedere il mio quasi cugino, nonché vecchio amico d'infanzia e di adolescenza dopo 10 anni, no? Invece, in qualche modo, mi sento turbata e non capisco perché. Ma stranamente avverto che non è solo per il bazooka della ex sposa. Qui si fa interessante, direi. Cosa dite? Vado avanti? Ne volete sapere ancora un po'? Allora, vediamo chi è arrivato. Io faccio anche queste pause per riposarmi un po', ovviamente, e aspetto i vostri commenti. Isabella Nicora, l'autrice del cuore, Ragazze lontane, comprate il romanzo bellissimo. Come siamo belle, Luci, grazie. Lucia, sei unica, adorabile. Ragazzi, io qui ho pieno di amiche scrittrici. Tu sei musica, Simona Bianchera. Ah, Lasca. Francesco Brunetti, lui di romanzi ne ha scritti più di uno, devo dire che dovete soltanto andarli a cercare. Prosegui! Sembra di vedere un film. Bene. Allora, Chiara, cosa dici? Andiamo avanti? Io aspetto Chiara. Tanto se mi dici di no, vado avanti lo stesso, perché questa è la mia puntata. Letto dalla tua voce, dalla tua espressività, mi sembra di vederlo con personaggi veri come in un film. Bene, sono proprio contenta, no, anzi, te lo dico senza dizione perché sembra finto. Bene, sono proprio contenta che tu ti stia divertendo. Complimenti a te perché è un romanzo davvero divertente. Mi sono molto divertita a prepararlo, devo dire la verità. Allora, abbiamo lasciato Sandy vicina alla porta. Allora, no, Chiara, non puoi immaginare che cosa mi sono inventata. Vado avanti. Busso piano alla porta e attendo. Poco dopo sento dei passi leggeri che si avvicinano per venirmi ad aprire. Oh cielo, ho il cuore in gola. Coraggio, Sandy, ma perché devi essere così in agitazione? Tu hai la coscienza a posto, no? La porta si apre. Eccolo, mio cugino Roberto Tranquilli. Moro, alto, slanciato, occhi castano scuro, mai notati prima, visto che da ragazzina ricercavo sempre nei maschi gli occhi verdi o azzurri. Fossetta ai lati della bocca mentre mi sorride, maglietta verde a maniche corte sotto cui si intravedono appena i pettorali e jeans leggermente sdrucciti. Abbasso lo sguardo timidamente, senza sapere cosa dire, e vedo i suoi calzini neri senza ciabatte. Mi viene in mente che da ragazzino camminava sempre scalzo. È lui il primo a rompere il ghiaccio, per fortuna. Io sono come marmorizzata sulla mia mattonella. Deve essere colpa del vino che ho bevuto a cena e poi del gin tonic. Ciao Sandy, sono davvero felice di vederti. Ciao, quanto tempo?
Ho letto il tuo biglietto e sono passata a salutarti. Scusa, forse è un po' tardi, ma ero fuori a cena con la mia amica. No, non preoccuparti. Oh cielo, ma perché mi sento così in soggezione? Trovo bene, Roby. Ah sì? Ringrazio, mi stendi tranquilli. Pensa che oggi è stata una vera giornata di merda. Sì, in effetti, sono qui anche per questo. Stento ancora a credere che sia andata così. Diamine, ma chi se lo sarebbe mai aspettato? Posso immaginare. Mi dispiace davvero, non sarei mai dovuta capitare in quel modo. Se non ci fosse stata la maledetta Magnolia, non avrei starnutito e rovinato tutto. È vero, caspita, le tue allergie floreali. E chi se lo aspettava che saresti ricomparsa dopo 10 anni proprio accanto ad una composizione di Magnolie? Poi sorride scuotendo la testa. Io lo guardo senza capire. Dovrebbe essere distrutto, amareggiato. Invece lo vedo piuttosto sereno, tutto sommato. Ultimamente sembra che gli uomini stiano meglio dopo aver lasciato una donna. Bah. Sandy, tu non hai fatto proprio nulla, credimi. Doveva succedere e basta. Anzi, ti ringrazio di essere stata lì, proprio in quel momento. Il tuo starnuto mi ha, come dire, schiarito le idee. A dirla tutta, mi hai dato una mano. Una mano? Oddio, e io che pensavo di averti rovinato la festa e non solo, di aver distrutto la tua vita! Addirittura! Dai, beviamoci sopra, su. Ti va uno sciroppo di ciliegia leggermente alcolico? D'accordo, però solo un goccetto. Bene, carissima, direi di brindare a questa breve rimpatriata dopo anni di assenza e prima di non rivederci per altri, beh, suppongo per un altro bel po' di tempo. Ah già, domani parte, non ci stavo pensando. Cin cin allora, ai vecchi amici e cugini, esclamo buttando giù un sorso. È davvero squisito. Ne vuoi un altro po'? Ok, mi riempie mezzo bicchiere e poi va a riempirsi il suo. Nel frattempo sento di non essere più così imbarazzata e ho voglia di fare conversazione. Ehi, Sandy, ma non eri tu quella che non beveva mai? Per farti buttare giù una birra bisognava legarti. Io? Davvero? Sì, ma anche adesso non bevo. E intanto butto giù. Dicevi sul fatto che sei rinsavito? Voglio capire bene, non eri sicuro di voler sposare Sara? Ora Roberto si fa di colpo serio, poi mi guarda. In realtà credevo di esserne assolutamente sicuro. Credevi? Già, fino a quando non sei comparsa tu, su quella porticina, come un fulmine a ciel sereno, appunto. Ma quindi, se non starnutivo, dico, non mi avresti vista e avresti sposato Sara? Probabilmente sì. Anzi, sicuramente, anche perché quello era quello che tutti si aspettavano. Capisco sempre meno. Ho l'impressione che il genere maschile cominci ad essere per me un vero mistero. Dimmi una cosa, ma dopo cos'è successo? Come mai dormi qui in hotel? E beh, dopo il mio no, Sara ha dato in escandescenze, come potrai immaginare. Le ho chiesto di perdonarmi, ma i miei mi hanno suggerito di darle un po' di tempo. Ma certo, posso immaginare. Penso che l'avesse fatto Marca a me, sarei esplosa nel vero senso della parola. Sandy, volevo dirti che non devi preoccuparti per gli zii. Ti hanno vista, vogliono salutarti al più presto. È con me che ce l'hanno, non con te. Ma tu hai parlato con loro? Chiedo ansiosa. Voglio dire, hai detto che io c'entravo qualche cosa con la tua decisione di non sposare Sara? Assolutamente no, ma stai tranquilla. Che situazione, sono così dispiaciuta. Mi alzo istintivamente e faccio due passi per andare a posare il bicchiere sul tavolino, ma barcollo sui miei sandali con il tacco a rocchetto e rischio di finire a terra lunga distesa se non fosse per due braccia pronte e forti che mi prendono al volo. Sandy, ti senti bene? Mi chiede preoccupato. Oddio, mi gira la testa. Ma gira tutto qui. Ma cosa faccio adesso? Sì, credo di sì. Forse è meglio che vada in camera mia. Ti accompagno, giusto per assicurarmi che arrivi sana e salva in camera tua. No, ma non è necessario, te lo assicuro. Sono solo un po' stanca dalla giornata. Di certo domani starò meglio.
ciao Roby, buonanotte. Istintivamente mi sporgo per dargli un bacio di commiato. Non vedo l'ora di fiondarmi a letto. Buonanotte, Sandy, mi dice piano avvicinandosi a me. Spero di vederti domattina e non farà altri 10 anni. Lo guardo, senza sapere cosa dire, e resto lì, con la guancia sospesa. Il suo viso è eloquente e intenso. Sembra voglia dirmi che cosa? Mi si avvicina troppo e... mi bacia. Ma non sulla guancia, come pensavo io. Mi bacia proprio sulla bocca. E io resto lì senza opporre resistenza, semplicemente tra le sue braccia a ricambiare il suo bacio. Oh mio Dio! Roberto mi sta baciando, ma perché non mi stacco? Santi numi, come bacia bene! Non sembra Marco, è così diverso. Forse è anche meglio. Cavolo, ma che cosa stai facendo, Sandy? Ma sei impazzita per caso? Stai baciando tuo cugino? Non so dove trovo le energie per staccarmi dalla sua stretta, forte e dolce al tempo stesso, ma in qualche modo ci riesco. Lo guardo negli occhi, nocciola sgomenta. Lui, invece, adesso sembra più tranquillo di prima. Il suo viso è rilassato, serio, ardente. Ti ho mentito, Sandy, perdonami. Che cosa vuoi dire? Sì, voglio dire, è colpa tua se oggi ho detto di no sull'altare. Allora mi chiedo, ma no, non ti vedo per 10 anni, no? Io arrivo, tiro uno starnuto, questa sono io, non è Sandy. Io arrivo, tiro uno starnuto e tu non ti sposi più. Ci sarà qualche cosa dietro a questo personaggio, no? Non vorrete mica credere che sia tutto qui. Non vorrete mica credere che io vi abbia rivelato questo bacio e che non ci sia dell'altro. Io ve ne racconto ancora un po', ma sappiate, e ve lo ripeto, che questo romanzo è 159 pagine, ma vi assicuro che Chiara è riuscita a metterci tante di quelle cose che voi dovete per forza arrivare all'ultima pagina per capire che cosa succederà. Pensate un po', tutto quello che pensate di aver compreso, dimenticatelo, non avete capito niente. Andiamo avanti, io mi bevo un sorso d'acqua, intanto saluto un po' di amici, c'è Katia Mirabile, ciao Katia, che piacere! Ragazzi, come mi mancavano le dirette, non potete capire! Allora, la giusta dose di suspense e romanticismo, bel libro Chiara, dice Teresa Vastano, Andrea Bellomo, ciao! Poi, ci regali grandi emozioni, complimenti a te e all'autrice del romanzo, bene, Simo. Hai una mimica molto espressiva, grazie, grazie mille. In effetti è divertente. Bella italianità, la storia è raccontata in modo così emozionante, soprattutto. Grazie Ursula, grazie mille. Allora, ci mancavi? Chiara è in ordine. Federica l'ha già ordinato, molto bene. È di You Can Print. Grazie mille per questa opportunità, Chiara e Lucia. L'Italia è molto vicina in questo momento. Sono felice, Ursula, sono molto felice. Non posso, non posso. Ma Alessandro Pori cosa vuole? Dov'è? Quando entra la Toscana nella storia? Ma insomma, curiosone, non lo saprai mai. Devi comprare il libro. Brava, Chiara. La prima volta non ci sei cascata, ma la seconda no. Devi sapere che Alessandro Porri, tra l'altro, è un autore bravissimo, tra l'altro anche di fiabe meravigliose, quindi è la curiosità tipica dello scrittore, non ci cascare, brava. Allora, dove siamo arrivati? Perché io qua vado spedita. Sono le 7:25, ragazzi. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Qua dobbiamo leggere, leggere, leggere. Non mi fermo più. Allora, dopo questo bacio, succede questo, che il cugino effettivamente parte per dove deve andare. Non mi ricordo se ve l'ho detto, ma non ve lo dico, così ve lo leggete poi. E lascia una lettera. Lascia una lettera che io vi leggo, non tutta, vi leggo soltanto dal post-scriptum. Quando ti ho detto che il mio matrimonio è saltato per colpa tua, intendevo semplicemente questo, senza bisogno che ti allarmi.
Ti amo, Sandy. Credo da quando eravamo ragazzini ed evidentemente non ho mai smesso. Quando ti ho rivista l'ho capito, non ho potuto oppormi con mio grande stupore perché credevo di averti dimenticata. Forse anche ora ti sembrerò un pazzo o un inguaribile sentimentale, fastidiosamente romantico, ma io sono fatto così. Normalmente non mi sottraggo ai miei doveri. Se ci fosse stato un motivo più forte dell'energia di tutto l'universo l'avrei fatto. Non ero costretto a sposarmi, lo facevo non so neanche io per cosa. Forse per far felice lei, che ora si sarebbe trovata ad essere la seconda scelta. E non lo merita. In un attimo ho capito che non posso sposare una donna e amarne un'altra, perlomeno non io. Ripongo la lettera nella sua busta e mi lascio cadere sul letto, sbalordita. Non so per quanto tempo sono rimasta così, a fissare un punto nel vuoto immobile come una statua. Roberto mi ama. Non lo sapevo, non l'avevo mai capito. E mi amava già da ragazzino, ma perché non mi ha mai detto niente? E ora se n'è andato nella lontanissima Mauritius per 3 mesi, lontano da tutto. Ripenso al suo gesto e alla sua scelta di coraggio. Ieri poteva sposare una donna, assicurarsi una famiglia, una vita piena con una moglie e dei figli, fare contenti tutti, vivere per sempre felice e contento, almeno così dovrebbe essere, no? Come accade nei romanzi d'amore o in certi film stucchevoli. Quello che piacerebbe a me, del resto. E lui ci è andato vicinissimo, ma ha rifiutato tutto ad un passo dal raggiungerlo, per stare da solo con se stesso. Un atto coraggioso, non c'è che dire. E l'ha fatto perché non ama Sara, ma me. Non ci posso ancora credere. Sono così confusa e frastornata che se Roberto fosse qui ora non saprei davvero che fare, né tantomeno cosa dire, soprattutto non saprei cosa dire riguardo a me stessa. Oh, ma dai, Sandy, abbiamo appurato che ribrilla, poi ti sei appena stata lasciata da Marche, probabilmente sei un po' depressa. È normale avere un piccolo cedimento, no? Ok, diamo la colpa a un po' d'alcol e al piccolo cedimento, eppure vorrei tanto che Roberto fosse qui per chiarire tutto, ovviamente per parlare di noi, di prima, di dopo, per capire meglio ciò che non ho mai capito, per conoscere la sua vita in questi ultimi 10 anni, per... non lo so. Se n'è andato in punta di piedi, senza dire nulla. Mi ha lasciato solo una lettera e un bacio meraviglioso. Ma se n'è andato. In teoria la mia vita potrebbe tranquillamente andare avanti così, esattamente come prima, anche con lo sconvolgimento di questa notizia, no? Basterebbe prendere un aereo, tornare a Londra e dimenticare questi 2 giorni. Dimenticare una dichiarazione, dimenticare un cugino o quasi cugino e un vecchio amico. Non dovrebbe essere difficile, dopotutto mi sono dimenticata di lui per 10 anni. Certo che ora è diverso. Ora io so. Lui potrà anche essere lontano migliaia di chilometri da qui, ma ormai io so. Che peccato non poter ricambiare i suoi sentimenti. Maledizione. Sarebbe tutto così facile, no? Niente marche in testa o nel cuore, un nuovo amore corrisposto, felicità all'orizzonte. Ma ovviamente non è così. Una storia di quasi 3 anni non si spegne facendo clic col dito. E Roberto, per me, è sempre stato mio cugino. O quasi, beh, comunque un compagno di infanzia e adolescenza. E poi ci siamo persi di vista per anni. Poi la mia mente vola ai miei zii, che avevano sempre considerato Roberto come un figlio, dato che loro non ne hanno avuti di propri. Sarà proprio come ha detto Roberto? I miei zii non ce l'hanno con me, anche se ho fatto saltare il matrimonio del loro figlio adottivo. Di cosa staranno parlando adesso? Del danno irreparabile che ho causato, ovviamente. Anzi, tutta Canneto ne parlerà. Tutta Monteverdi e tra poco anche tutta la regione sarò sulla bocca di tutti, ahimè. Toc toc. Qualcuno sta bussando. Scatto in piedi come una molla, mi scivola la busta sul pavimento. Cielo, ma chi è? Roberto, ci avrà ripensato, è tornato indietro, ma per cosa? Di colpo mi accorgo che vorrei tanto fosse lui. Sì,